Ma secondo voi arriveranno persone oppure no? Polizia. Dobbiamo vendere questa Ferrari! Esattamente questa, esattamente. Dai, 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 dai. Zarek, Zarek, B, B, B. Salutiamo i nemici, salutiamo i nemici. Beh? Oh, sì, ha comprato la Ferrari. Ma devi pagare, oh, devi pagare. Nel corso della storia di Fortnite a me piace un sacco fingermi cose diverse. Mi sono finto un benzinaio, mi sono finto un tassista, mi sono finto un camionista e una volta ho anche aperto un concessionario di auto. Ma questa volta con l'aggiunta delle nuove Ferrari su Fortnite, io, mia amorosa Gaietta che sarà il mio assistente alle vendite e il mio meccanico Zarek cercheremo di vendere una Ferrari ai nemici. Quindi cosa abbiamo deciso di fare? Com'è il nostro piano? Ci siamo buttati esattamente qui, al mio classico posto che amo per buildare queste cose, e creeremo un'auto officina dove dovremo vendere la nostra Ferrari. Ce la faremo? Beh, il mio piano è si divide in varie fasi. Fase numero 1, accumulare materiali per riuscire a costruire l'officina. Punto numero 2, accumulare un paio di macchine, soprattutto una Ferrari che abbiamo già trovato. Purtroppo non è una Ferrari rasoterra, ma è una Ferrari che ha le ruote enormi. Non so perché abbiamo trovato questa, quindi ci accontenteremo di questa. A una certa il nostro meccanico Zarek andrà a trovarne una nuova, vero Zarek? Assolutamente sì. Ah, ecco. Gaietta, dove sei? Fare materiali. Ah, ok, bravissima, bravissima. Infatti la fase 2 del piano era appunto, no, in realtà era la fase 1, fare appunto materiali per costruire l'auto officina. Difatti io inizierei già a costruirla e direi di farla proprio qui, collegata all'auto officina poi vera, no? Ma prima, raga, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti gli altri video e soprattutto lasciate un bel mi piace a questo video, perché non so se lo sapevi, ma se clicchi sul tasto del mi piace diventa blu. Provaci anche tu, così mi fai sapere se funziona oppure no. La cosa migliore sarebbe riempire di benzina queste due auto. Questa è piena, no? Esatto. Ma dove siete voi due? E si può sapere? Allora, andiamo a fare materiali. Mi stavo facendo materiali, esatto. Ma venite qua vicino a me, non andate a fare materiali chissà dove. Purtroppo raga, abbiamo un minuto per vendere la nostra auto, ve lo dico già. Abbiamo un minuto, perché la safe poi arriverà. Allora, allora ora la metto, non ti preoccupare. Guarda, questa è la nostra Ferrari. Ora gli faccio rifornimento e poi cercheremo di venderla dei nemici. Quindi, ho un problema. Solo uno? Del tipo? Guarda la mia testa. Gaietta, che problemi hai? Si può sapere? Vieni. Ah, Zarek, spargli in testa, ha preso un parassita. Ah, ok. Vieni qua. Ok, vai. Raga, ah, la nostra Ferrari è velocissima e se non riusciremo a venderla in questa officina dovremo fare un'altra auto officina o qua o qua. Però teoricamente la mia filiale che ho appena aperto, sia questa filiale dove... Paura. Piazziamo la nostra Ferrari qua e ora aspettiamo solo che i nemici arrivino per vendergli la Ferrari. Ma secondo voi arriveranno persone oppure no? Secondo me no, però noi siamo fiduciosi. No, allora se tu te ne vieni qua e mi dici secondo te no, allora puoi anche andare a trovarti un altro lavoro, perché sei licenziato, Zarek, te lo dico, sei il peggior meccanico no, allora, che esiste. No, allora io non sono licenziato. Sta arrivando la safe e nessuno verrà a prendere una Ferrari ora fuori safe, Octi. Invece sì, è proprio questo il concetto. Tu proprio non capisci niente, vabbè. Vabbè. Speriamo solo che i nemici si sbrighino ad arrivare, altrimenti è un problema. Altrimenti comunque prendiamo le macchine e andiamo a fare una nuova autofficina. Si può sapere perché costruite sulla strada? Si può sapere, no? Per attirare i nemici. Non attiri i nemici se costruisci sulla strada. C'è un problema, mi sa che purtroppo non riusciamo a vendere. Prendiamo le macchine e scappiamo. Gaia, vieni con me. Zarek, tu sei il meccanico, quindi tu ti arrangi e te ne vai dove ti pare. Prossimo obiettivo, andare dove ho pingato. Lì c'è un'altra stazione di benzina dove cercheremo di costruire un altro appostamento per le vendite. Però non so. Intanto la Ferrari comunque è velocissima, cioè arriva anche a 120 km/h. Però non so se con queste ruote anche. Una Ferrari da rally non l'avevo mai vista. Comunque, allora. Oh, oh, nemici. Nemici? Ma loro arrivano. Aspetta, non sparare, Gaia, non sparare. Scendi e salutiamoli. Saluta. Dobbiamo salutare. No, granate. E non così. No. Lo sto salutando. Aspetta. Forse sì. Ma non sono amichevoli. No, altro che. No, non lo sono. Ok, i primi clienti, i clienti peggiori che abbiamo mai potuto trovare in vita nostra. Ok, direi che il primo tentativo è un po' fallito. Io direi di darci 3 tentativi al massimo, di cui il primo purtroppo l'abbiamo già bruciato. Ma non è colpa nostra, io ho salutato i nemici e non ho messo mani alle armi. Però a quanto pare loro... vabbè.
primo tentativo fallito, andiamo al prossimo. E anche questa volta la nostra auto-officina è completata. Tentativo numero 2, questa volta tra l'altro abbiamo una bellissima Ferrari rasoterra. Non posso neanche sistemarla per bene, che tanto qua appena accelero un attimo la Ferrari va subito a una velocità altissima. Quindi sistemiamola per bene, diciamo qua sotto, qua davanti, ok. Un grazie al nostro meccanico della scuderia Ferrari che ce l'ha portata direttamente fino a qua, quindi grazie Zarek. E tantissimi di voi mi hanno chiesto: ma dove si trovano queste Ferrari? Raga, in realtà le Ferrari si trovano normalmente come qualsiasi altra auto, semplicemente hanno più difficoltà a spawnare perché sono rare, e proprio per questo giustamente sono delle Ferrari, altrimenti sarebbero delle normalissime auto. Gaia, puoi non fightare e venire di qua per piacere, grazie. Stavo sparando un pollo. Ecco, non spariamo i polli, ma cerchiamo di vendere auto, soprattutto la Ferrari. Ma poi dalla carne, mi piacciono i cusciotti. Allora, così. E per finire, l'ultima auto del nostro concessionario è questa. Quindi stavolta abbiamo una selezione differente di auto che vendiamo. Però sono contento lo stesso per quello che vendiamo. Vediamo, speriamo. Beh, certo, se qualcuno compra il taxi quando c'è la Ferrari è un po'... Allora, intanto stai zitto, magari uno è un tassista che vuole semplicemente rinnovare i suoi mezzi. Esatto, esatto. Cioè, arrivano dei nemici, arrivano dei nemici. Oh, allora. Let's go, salutiamo. Esatto, salutiamo. Salutiamo. Dai. Zarek, B. Salutiamo i nemici. Noi vendiamo auto. Ciao. Vieni in Pacifici. Vendiamo le armi. Cioè, le auto, cioè, ciao auto. Amici. Ma dov'è il loro amico? Beh? Oh, sì, ha comprato la Ferrari. Ora vediamo se riesco a fornirgli tutti i servizi. E vendita effettuata. Sì, però portati via la macchina. Ho capito, amico, cosa vuoi cercare di dirmi? Ma devi pagare. Oh, devi pagare. Raga, voi salutate. Bravo, Zarek, bravo. Tarà. Ciao amici! Oh, stanno arrivando altri clienti! Altre persone! Meccanico, fai benzina a questa Ferrari. Ciao! Okay, è il loro amico questo, probabilmente. Sì. Si sono portati via la macchina, ma non hanno pagato, accidenti. Di questo passo non riusciremo a portare avanti questo business, ve lo dico. Gaia, cosa stai facendo? Mi sto facendo pure la benzina, Otti. Sì, ma siamo dei venditori di Ferrari, no dei benzinai. Vabbè, io faccio pure il benzina, scusa. Ora lo saluto. Ma cosa fa quel ballo? Ma cos'è? Ma che cavolo? Ma questi clienti sono stranissimi, però non pagano, quindi non sono dei clienti. Maledetti. Sono un po' clienti farlocchi. Beh, però abbiamo comunque una Ferrari, però è un po' distrutta, accidenti. Quanta vita ha? Cavolo. Dovremmo trovare un falò nelle vicinanze, dite che c'è? Non... Zarek, la smetti di spappolarmi, accidenti a te? Ma sono fermo, ragazzi. Gaia, quando imparerai a guidare le auto? No, ti chiedo perché poi il bello è che io faccio al meccanico. Fai benzina alla Ferrari, si mette a fare benzina al nemico e non alla Ferrari. Noi dobbiamo vendere Ferrari, non dobbiamo vendere le altre auto. Ma io voglio essere gentile con loro, scusa. Comunque io questa la considero una mezza vittoria, perché quei clienti non hanno pagato, quindi in realtà non è proprio considerabile come il nostro obiettivo. Cioè l'obiettivo è che comunque il nemico mi dia uno scildone, quantomeno. Comunque mi sa che qua, da queste parti, c'è un falò. Perché falò? Perché così... perché almeno cura. Cura la macchina. Sì, sì, ha molto senso comunque che un falò curi una Ferrari, però... Questa macchina, accidenti, ha praticamente tutta la vita. Perché continua a fare fumo nero? È una Ferrari difettata? C'è il nemico che mi sta letteralmente puntando con il laser. Aspetta, adesso arriviamo. Noi... Sto salutando. No, noi ci comportiamo normalmente. Noi siamo dei cavoli venditori. Anche se la Ferrari dovrebbe essere messa al contrario, comunque... Sulla macchina... Brava Gaia, vediamo le tue manovre. Allora, vediamo. Ah, ti giuro mi aspettavo peggio, incredibile. Non hai distrutto la Ferrari. Octi, guarda di fronte alla montagna. Sì, ho visto. cioè Gaia, io mi giro un attimo e tu ribalti la Ferrari? Cioè, mi sono girato un attimo. Un attimo e mi sono trovato la macchina ribaltata. Quando è che arrivano i nemici a comprare le cose? Beh, noi siamo semi in safe, quindi teoricamente non dovremmo aver problemi. Zarek, esci da quella macchina. Zarek, sono fermo, ma perché ti vengono con me? Ah, ma è Gaia. Gaia, sei proprio lui ce l'ha sempre con me, non faccio mai nulla. Sto qua sopra. Scusate, dite, siamo che qui? Ci cecchinano? Sì. Sì, direi di sì.
mi ero lacerato. Avevo 200 di vita. Ascolta, ascolta, andiamo al prossimo. Al prossimo. Vieni, vieni, sì, Gaia. Sì, come mio. Io vado Gaia, via. Gaia, vieni qua. Gaia, vieni qua. Io sono tryhardino ultimamente. Voglio sì, fightare. Sì. No, andiamo alla prossima stazione di benzina. Perché dobbiamo trovare un cliente anche per questa Ferrari. Mettiamo la Ferrari qua dentro. Così è protetta, tra virgolette. Dobbiamo salutare i nemici. Li saluto, raga, non buildate, salutate, basta, ballate, ballate. Venite qua dentro e salutate. Li sto soltando, ok, non mi sta... Come non detto? Ah, ma perché non vogliono acquistare semplicemente una Ferrari? Non è difficile. Comunque io questa la considero una semi-vittoria, comunque, perché almeno una Ferrari l'abbiamo venduta. La seconda no, perché i clienti erano un po' pretenziosi, però... Ultimo tentativo, riusciremo a farci pagare da qualcuno oppure no? Speriamo di sì. A volte chi vende Ferrari deve adoperarsi in maniere strane e noi questa volta per cercare di vendere la Ferrari abbiamo dovuto usufruire di una navicella aliena. Gaia, puoi andare ora. E grazie. Però l'importante è avere la Ferrari, quindi terzo tentativo. Questa volta riusciremo a trovare quel nemico che non ci ucciderà, comprerà la Ferrari pagandoci anche il prezzo? Io spero di sì. Qual è il prezzo? Non importa, basta anche uno scildino sinceramente per quanto mi riguarda. Ma l'importante è che almeno venga comprata. Al posto di costruire enormi strutture in legno, questa volta penso di optare per la Ferrari dentro l'autofficina. Che ne pensate voi? Sì, va bene, meglio. Guardate, ho parcheggiato la Ferrari esattamente al centro dell'autofficina e ora basterà attirarmi sto scildone. Comunque dobbiamo cercare di attirare l'attenzione, quindi comunque dobbiamo fare qualcosa che richiami i nemici e che dica loro: attenzione, non sparare, siamo buoni, non vogliamo farvi del male, eccetera eccetera. Altrimenti poi i nemici ci sparano e la nostra cosa finisce. Tra l'altro la Ferrari è anche al pieno carburante, quindi c'è veramente servizio completo. Il problema ora è trovare sti benedette persone che vogliano comprare eventualmente la Ferrari. Però allora facciamo così. Come al solito devo costruire la mia classica autofficina, altrimenti qua la gente non capisce niente. È sempre la solita solfa. Raga, ho costruito un'officina perfetta, cioè con questo tetto qua. Quale nemico stupido potrebbe mai sospettare della nostra violenza? No, nessuno, perché noi siamo buonissimi e vogliamo semplicemente vendere questa bellissima Ferrari. Zarek, che vieni qua a fare tada, perché io non ce l'ho. Gaia, okay, tu perché hai cambiato skin? Si può sapere? Questa ti sembra una skin da lavoro? Ti sembra? Ti sembra? Ah, bravo, aspetta, rifallo. Aspetta, mi metto proprio in posizione. Dobbiamo vendere questa Ferrari. Esattamente questa. Sì. Chiaramente con la nostra solita fortuna, la classica solita fortuna, non siamo in safe. Dove? Qua. I nemici? Arrivano. Eccoli qua. No, dove? Ehi, no, sono ostili, non stanno capendo. Venite dentro l'autofficina della Ferrari. Potrebbero essere ostili perché prima mi hanno sparato. Speriamo che questo... Sono ostili? Sì, guarda, mentre che mi spammano. Ok, difendiamo questa autofficina ad ogni costo. Mi hanno ucciso col pollo in mano. Ecco, mi hanno ucciso. No! Dai, no. Però ecco perché Fortnite non è più divertente come un tempo. Perché un tempo, qualche mese fa, quando avevo fatto i video dei benzinai, la gente si fermava e mi pagava e mi ringraziava. Pure invece no, ci sono questi player che rovinano tutto. Accidenti. Già.